Domenica 25 dicembre, giorno di Natale, bentrovate e bentrovati da Liberi Dentro e di Radio e TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che oggi festeggia con voi la giornata di Natale. E intanto salutiamoci, ciao Caterina, ciao Diana. Ciao Antonella, buon Natale a tutti. Ciao, ciao Antonella e ciao Caterina, buon Natale a tutti quanti. Cominciamo questa giornata natalizia parlando di cibo. Lo so che è una cosa che vi sembrerà forse anche un po' volgare, ma non lo è per niente, perché con Chef al Fornelletto del FOMAL oggi proviamo a preparare i tortellini in brodo. Infatti sapete che i tortellini in brodo sono un tipico piatto del periodo natalizio e una squisitezza, un piatto ristoratore, un concentrato di bontà fatto di passione e tradizione. Guardiamo come lo chef Marcone e i suoi allievi ci insegnano a preparare questo squisito piatto. Salve, benvenuti alla nuova puntata di Chef al Fornelletto. Un saluto particolare a tutte le persone detenute nelle case circondariali dell'Emilia Romagna. Oggi è un giorno particolare, è Natale. Tanto buon Natale a tutti. Buon Natale, buon Natale. E, vista la giornata, abbiamo deciso di fare un piatto tipico bolognese, i tortellini. Per la preparazione dei tortellini è necessario fare due cose: il ripieno e, come seconda cosa, fare l'impasto per la pasta dei tortellini. Allora, abbiamo preso 300 g di farina 00 e 3 uova, un impasto classico. Invece per il ripieno abbiamo lombo di maiale, 200 g, 200 g di prosciutto crudo, 200 g di mortadella e 200 g di parmigiano reggiano, che dopo andremo a macinare più volte per ottenere il nostro ripieno. Bene, adesso come prima cosa facciamo l'impasto dei tortellini, poi passiamo al ripieno. Intanto che si riposa il nostro impasto, facciamo il ripieno andando a macinare col tritacarne tutti i nostri ingredienti. Ok? Chi è che fa l'impasto? Faccio io. Fai tu? Bene. Fai una bella fontana, ci metti dentro le uova e fai l'impasto classico. Largo, rompi le uova, le metti dentro. Dopo aver rotto le uova, mi raccomando, lavarsi sempre le mani. Se si lava le mani dopo aver utilizzato, cioè aver rotto le uova, perché i gusci sono contaminati, possono essere sporchi. Cosa ci può essere? La salmonella, brava. Devono essere sbattute molto bene, belle vaporose, cioè, devono incorporare aria. Proprio è come fare una frittata. Incorporiamo aria e poi piano piano, quando sono bello chiaro il nostro uovo, andiamo ad aggiungere la farina. Poco alla volta, poi cominceremo a impastare a mano. Ti ho già dato una mano qui a sbattere le uova, Veronica. Lei Veronica, abbiamo Giorgio e Elisa, collaboratori natalizi. Però si poteva vestire anche lei. Ti potevo vestire da Babbo Natale, hai ragione Veronica. Però guardi che ci assomiglia. Anche, mi fa piacere. Molti mi dicono che assomiglio un po' al Gabibbo, però è lo stesso. Sempre rosso. Sempre rosso, avete ragione ragazzi. Dopo, una volta preparato l'impasto, lo facciamo riposare almeno mezz'ora in frigorifero, avvolto nella pellicola, così si rilassa, si riposa. E dopo, per stenderlo, è molto più facile. Adesso, molto delicatamente, da fuori al centro, comincia a inserire, bravissima, così. Cerca sempre di tenere le mani sulla farina, così non si sporca, non si viene tutto... che si attacca all'impasto. Intanto che lei finisce di impastare,
io direi di macinare tutti i nostri ingredienti per il ripieno. Stiamo usando un tritacarne, in casa ci sono quelli ancora a mano, ma non è un problema. Prendo la mortadella. Logicamente usiamo sempre tutti gli strumenti di sicurezza, lui non perdona. Ok, qui possiamo metterci le mani perché non taglia, perché la lama è all'interno. Tutto il nostro macinato lo torniamo a macinare, così facendo si mescola meglio il tutto. Gli diamo una mano anche noi, mescoliamo un po'. Poi non facciamo altro che ribaltare tutto il nostro tritato una volta dentro il tritacarne. Lo torniamo ad accendere. Questa qui la prima parte la torniamo a mettere dentro perché era quella che era rimasta nella chiocciola. Ok? Quindi maciniamo tutto in maniera uniforme. Bene, adesso questo lo smontiamo e lo mettiamo subito a lavare. Queste attrezzature vanno lavate subito, immediatamente, proprio per una questione igienica. Non si butta via niente, voi mi conoscete che utilizzo tutto, anche le bucce di cipolla. Secondo me va bene. Ancora un pochino. Ah, fa la sfoglia. Ok, adesso ci mettiamo la pellicola e lo facciamo riposare in frigorifero. Nel frattempo facciamo il ripieno. Partiamo con noce moscata. Ma cosa facciamo? Visto che abbiamo pesato i nostri 200 grammi, cosa facciamo? Abbiamo messo prima il formaggio, così vediamo la quantità di noce moscata. Perché è bianco. Esatto, perché se mettiamo la noce moscata sulla carne non si vede niente. A voi piace la noce moscata? Sì. Sì. Anche a me. Pepe va a smorzare un po' il profumo della noce moscata, quindi ne mettiamo un po' meno, perché quello che deve prevalere è la noce moscata. Così facendo abbiamo fatto tutto nero, così vediamo anche la quantità di sale che mettiamo. Io vado così perché ne ho fatti un po' di tortellini. Un pochettino. C'è chi ci mette l'uovo, chi non ce lo mette, io preferisco non mettercelo. Poi vediamo se è molto asciutto, allora andiamo ad aggiungere un uovo. Se no, va bene così. L'impasta? Sì. Mi sembra, l'ho guardato apposta. Vai, impasta, proprio così, Sì. Massaggio. Esatto. Bello, deve diventare un bel composto omogeneo e dopo ci prepariamo per riempire i tortellini. Ok, ah, bello questo, mi piace. Adesso come si fa a sapere se è buono? Non mi dire si assaggia perché c'è la carne cruda. Ah, ok, si annusa. Quindi prendiamo un pochino, ce lo avviciniamo. Ci manca un po' di noce moscata. Proprio, logicamente il ripieno sarebbe bene farlo un giorno prima, perché facendolo un giorno prima in frigorifero matura, cioè nel senso che prende tutti i sapori. Poi è tradizione, non so se usando la mortadella, all'interno della mortadella ci sono i grani di pepe, c'è chi li toglie e chi li lascia. Come tradizione io il chicco di pepe, il grano di pepe lo lascio sempre perché a qualcuno capiterà e quello sarà quello fortunato. È una cosa così, c'è niente di... Adesso cosa facciamo? Stendiamo la pasta e cominciamo a fare i tortellini. Tanto che prepariamo tutto il necessario per tirare la pasta, lo facciamo riposare in frigorifero. Sempre meglio tenere queste lavorazioni miste, cioè quindi c'è carne cotta, carne cruda, stagionata, formaggio dentro un frigo, e ne prendiamo fuori poco alla volta, così evitiamo che cominci ad andare a male, come tutte le carni tritate. Li possiamo fare anche
col mattarello, però c'è un problema. Col mattarello o siamo molto veloci, perché una volta stesa la pasta si secca molto velocemente. Invece con questo sistema riusciamo a tirarne poco alla volta e chiuderli in un tempo accettabile. Ok, partiamo sempre dalla tacca più larga, visto che è venuto abbastanza regolare. Non sto a piegarla. Ma cosa faccio? Con questo faccio un segno, tiro via quello che non è regolare, e poi tanto viene rimpastato subito. Non è un problema se c'è un po' di scarto, perché tanto con la tirata successiva lo andiamo a recuperare, quindi non buttiamo via assolutamente niente. E vi consiglio sempre di mettere l'impasto su tutta la pasta stesa, perché quel minimo di umidità che contiene la carne, cioè del nostro ripieno, ci permette di mantenere morbido la pasta, perché se comincia a asciugarsi, a seccarsi, non riusciamo più a chiudere i tortellini. Faccio il mio salsicciottino, visto che non si attacca, e vado a riempire i miei tortellini, cercando di mettere la stessa quantità di ripieno in tutti. Il famoso tortellino, dicendo sempre prima, ho le mani grandi, non faccio altro che chiuderlo e poi dopo lo piego. Invece c'è Raja, che ha le manine piccole e fa dei tortellini meravigliosi. Vai! Il brodo buono viene fatto con carne di manzo, cappone, ci si può mettere dentro la lingua, le ossa e poi le sue verdurine, che sono sedano, carote, cipolla, c'è chi ci mette il pomodoro, e poi si fa bollire molto lentamente per tante ore. Oddio, scusa, no, vanno chiusi sotto. Guarda, devi dare. Prendi il dito, guarda, esatto. Che carino. Che abbiamo già il nostro brodo pronto, aspettiamo solamente i tortellini. Non vi sto facendo fretta, però stiamo aspettando i tortellini. Non per metterci pressione, però. No, assolutamente. Quando mai? Ragazzi? No, ma lei non ci mette mai pressione. Mai pressione. No. Il tempo di cottura dei tortellini è quando vengono a galla e devono rimanere in brodo e dopo vengono serviti. Abbiamo finito la nostra preparazione dei tortellini, ne sono venuti una certa quantità e adesso li andremo a cuocere. Il brodo l'abbiamo filtrato, l'abbiamo aggiustato di sale e andiamo a mettere i nostri tortellini. Si sono aperti, sono stati chiusi bene, eh? Bene, questa è la mia porzione, voi siete a posto. Ok? Bollito un minutino, lasciamo riposare un attimo e poi sporzioniamo. Il brodo mi piace, tutte quelle cosine si chiamano stelline. Quando il brodo fa le stelline vuol dire che c'ha la sua parte grassa, è buono. Poi la carne, non è che abbiamo aggiunto olio o roba del genere, è il grasso della carne. Un saluto a tutti, buone feste a tutti, da Francesco, da Giorgio, da Veronica. Buone feste a tutti, con i nostri tortellini. Le dosi del ripieno sono semplici, Quindi cosa ci abbiamo messo dentro? 200 di lombo, 200 di prosciutto, 200 di mortadella e poi 200 di formaggio. E 200 di formaggio. Noce moscata. Noce moscata, sale, pepe, quello che serve. Invece per la pasta come le abbiamo fatte? 3 uova e 300 grammi di farina. Perfetto. 00. 00, molto bene. Perfetto. Ok, e adesso che abbiamo possiamo assaggiarli. Assaggiamo cucchiai e assaggiamo i nostri tortellini.
E dopo aver preparato insieme allo chef Marcone e ai suoi allievi i tortellini in brodo, ascoltiamo i tanti contributi che ci sono arrivati per festeggiare insieme il nostro Natale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la pace e la misericordia sia con tutti voi, con ogni persona a voi cara, fratelli e sorelle. Vi auguro tutto il bene, vi auguro ogni bene, vi auguro la buona salute, vi auguro l'amore, vi auguro la misericordia sia a voi sia a tutti i vostri cari in queste feste che diventano feste benedette, piene di misericordia, di salute, di tenerezza, di gentilezza. Ma anche questo nuovo anno, che noi non diciamo un anno migliore, ma che saremmo noi migliori dello scorso anno, che prendiamo le nostre responsabilità e prendiamo cura di ogni persona, di ogni creatura. Tanti, tanti auguri. Preghiamo tutti quanti noi, credenti, non credenti, diversamente credenti, per il mondo, per la terra, per la pace, che tutti quanti noi ci dobbiamo impegnare nel miglior modo. Al mujtama' mihrab at-ta'abbud, la società e l'altare dell'adorazione di Dio. Questa è la nostra frase, il nostro slogan per questo anno, inshallah. Il team di Chef al Fornelletto vuole proporvi una ricetta particolare. Questi sono gli ingredienti. Sorrisi quanto basta. Amicizia a volontà. E simpatia senza badare a spese. Risultato? Un augurio di buon Natale sereno a tutti. Un abbraccio da tutti noi. Ciao! Ciao. Carissimi tutti, buon Natale! Anche quest'anno Gesù viene incontro, scende e scende nella nostra umanità, scende dentro ognuno di noi. Ecco, allora lo vogliamo incontrare. Allora il buon Natale è un Natale dove noi possiamo sperare che con l'aiuto di Dio possiamo rinascere a una vita nuova, a una vita migliore. Questo è il vero augurio di Natale, che Dio ci possa davvero trasformare a qualcosa di nuovo e di bello. Ma non vi voglio lasciare solo questo augurio, vi voglio anche invitare a considerare la possibilità di svolgere un percorso educativo in una delle nostre comunità. Quindi vi invito veramente, ci sono anche i numeri che scorrono, a valutare la possibilità di svolgere un percorso educativo in una comunità che è la comunità educante con i carcerati, perché il Natale sia di tutti e perché questo Natale sia davvero per tutti un vero Natale. Eccoci qua, ciao ragazze, ciao belle bimbe. Allora, in questo momento sono in teatro, parlo un po' a bassa voce perché stanno facendo lezione. Io non ho grandi cose qui in teatro natalizie, ma sono riuscita a fare del mio meglio con qualcosina. Quindi, a nome mio e a nome di tutto il Teatro dell'Argine, un caloroso e grandissimo augurio di buon Natale e di felice anno nuovo. Noi ci vediamo con le nostre puntate sul nostro canale. Un abbraccio, ancora auguri, ciao ragazze! Auguri di buone feste a tutte e a tutti. Ve li faccio col naso chiuso, ma col cuore aperto. Ci rivediamo nel 2023. Sono Patrizio Goldella, sono il presidente di Antigone. Noi ci vediamo tutti giovedì con le nostre pillole di Antigone e uso questa occasione, questi pochi momenti a disposizione per fare a tutti quelli che ci ascoltano degli auguri che siano auguri sì di Natale, sì auguri di un buon anno, ma soprattutto auguri di un periodo che possa essere di pace per quello che stiamo vedendo in giro per il mondo, ma anche di pace e di giustizia, perché pace e giustizia vanno sempre insieme. E dove c'è giustizia ci deve essere sempre il rispetto dei diritti e della dignità. Pace, giustizia, diritti e dignità. Ecco, questo è l'augurio per chiunque ci ascolta da fuori e per chiunque ci ascolta da dentro, le carceri. Ciao a tutte, ciao a tutti.
Questo è il mio augurio di Natale. Lo faccio attraverso una storia che parla di bambini, come anche il Natale è una storia che parla di un bambino. Questa storia è tratta da un libro di Gianni Rodari, Favole al telefono. Ho conosciuto un bambino che era 7 bambini, abitava a Roma, si chiamava Paolo e suo padre era un tranviere. Però abitava anche a Parigi, si chiamava Jean e suo padre lavorava in una fabbrica di automobili. Però abitava anche a Berlino e lassù si chiamava Kurt e suo padre era un professore di violoncello. Però abitava anche a Mosca, si chiamava Yuri come Gagarin e suo padre faceva il muratore e studiava matematica. Però abitava anche a New York, si chiamava Jimmy e suo padre aveva un distributore di benzina. Quanti ne ho detti? 5? Ne mancano 2. Uno si chiamava Chu, viveva a Shanghai e suo padre era un pescatore. L'ultimo si chiamava Pablo, viveva a Buenos Aires e suo padre faceva l'imbianchino. Paolo, Jean, Kurt, Yuri, Jimmy, Chu e Pablo erano 7, ma erano sempre lo stesso bambino, che aveva 8 anni, sapeva già leggere e scrivere e andava in bicicletta senza appoggiare le mani sul manubrio. Paolo era bruno, Jean biondo e Kurt castano, ma erano lo stesso bambino. Yuri aveva la pelle bianca, Chu la pelle gialla, ma erano lo stesso bambino. Pablo andava al cinema in spagnolo e Jimmy in inglese, ma erano lo stesso bambino e ridevano nella stessa lingua. Ora sono cresciuti tutti e 7 e non potranno più farsi la guerra perché tutti e 7 sono un solo uomo. Buon Natale a tutte e tutti. Vedete quante persone ci stanno vicino e ci stanno facendo gli auguri. Siamo un gruppo enorme che tende ad aumentare sempre di più e noi siamo contentissimi. In questo momento però tornerei a un leitmotiv che ha condotto le nostre giornate dal primo di dicembre ad oggi, che è il progetto Parlami Dentro, ideato dalla Fondazione Vincenzo Casillo e che oggi ci porta una lettera letta da Alessandro e scritta da Martina. Sentiamo che cosa ci raccontano. Ciao anima bella, io sono Martina, ho 33 anni e ti scrivo dal mio computer di lavoro, da dentro al nostro furgone camperizzato, ovvero casa nostra, che a sua volta si trova dentro un campeggio ad Amsterdam. Risiedo in Olanda da 4 anni e mezzo ormai, ma dalla pandemia molte cose sono cambiate, sia fuori che dentro di noi. A partire dal lavoro, che posso fare da remoto e che ci permette di avere una casa itinerante. Per 4 mesi abbiamo costruito il furgone e poi girato l'Italia in lungo e in largo. Poi la Spagna, la Francia, la Germania, il Belgio. È bello vivere in mezzo alla natura. È bello farsi una doccia ghiacciata, guardando fuori il cielo. È bello contemplare dal letto tramonti e albe magnifiche. Immagino che faccia più male che bene sentire queste cose. La libertà di scegliere dove vivere, cosa fare, permettersi di cambiare programmi ogni giorno. È esattamente l'opposto di quello che è concesso a te. Il sistema giudiziario ha fallito e tu ne sei la prova. Immagino che alle volte essere in un carcere sia peggio della pena di morte. Non ti tolgono la vita, ma ti tolgono tutto ciò per cui vale la pena vivere. E quando vivere diventa un peso, pensi a resistere fino a quando non potrai tornare dai tuoi cari. O semplicemente fino a quando non potrai tornare a scegliere cosa fare della tua giornata. Sai, tra i miei sogni un po' megalomani e il mio innato istinto ottimista, c'è la speranza di costruire un futuro migliore. Mi immagino il carcere come un villaggio, ognuno con la propria casa, il proprio orto, la possibilità di avere ospiti a cena, cucinare un buon piatto passando dal mini market. E poi la socialità, il lavoro, il divertimento. Un carcere dove chi ha commesso crimini non venga abbandonato, ma doppiamente aiutato. Perché i colpevoli in fondo sono le prime vittime. Vittime di un sistema che però funziona al rovescio.
un sistema di discriminazione, di una vita troppo pesante da affrontare, vittime della propria mente. E dobbiamo dare loro gli strumenti per comprendersi e per riscattarsi. Tu è così che ti senti? Come vorresti che fosse il carcere? Immagino che ti basti molto meno che un intero villaggio. Nel frattempo ti mando un abbraccio caloroso. Chiunque tu sia, questo Natale ci sarà posto anche per te nella nostra casa, nei miei pensieri. Tu, per favore, fammi un grandissimo regalo. Non smettere mai di sognare. E non smettere mai di credere che i giorni migliori arriveranno anche per te. Con affetto, Martina. Anche oggi, giorno di Natale, la nostra puntata finisce qui. Vi rinnoviamo i nostri più cari auguri, sperando che possiate trascorrerlo nel migliore dei modi ovunque voi siate, che siate nelle camere di pernottamento o fuori. Vi siamo vicini e vi abbracciamo tutti. Un caro saluto quindi da me che sono Antonella, da Caterina, da Diana, da Alessandro, da Paolo Leotti, da Enea Flacco e da tutta la redazione che si stringe intorno a voi. A presto, ciao!